sabato, non era venerdì, non sabato. Ciao Mattia, ma tu non hai mai visto la mia vera essenza da jungler, quindi frena a dire che faccio schifo. Allora, loser final, Simmax contro Ryusei. Il match che abbiamo già visto prima e che ho già commentato prima in realtà, penso sempre insieme a Dynamiter, che invece aspetta uno di questi due per la grand final. E bisogna... Cosa? Bisogna dividere i premi. Vabbè. Ah, premi. I premi. Vediamo se ci sarà un rematch tra Ryusei e Dynamiter, oppure se sarà Simmax ad andare alla Grand Final. Intanto comincia su Talon City. Match 1, Talon City uguale a come abbiamo visto prima, tra che era Shulk contro Rob, dove Rob aveva preso un momentum all'inizio prendendo la stock subito, ma poi Ryusei aveva recuperato molto velocemente, per poi comunque perdere. Intanto Ryusei cerca di suicidarsi e non riesce. Ciao Dado! Per sua fortuna. Ciao Dado! Saluto Dado che lascia la Terrence dopo una buona prestazione. Intanto tenta il camping Simmax, mette lì contro Apeir che entra 66%. Con il pendente Buster non è riuscito a fare i danni che voleva. Back throw. Probabilmente siamo ancora in... Basta, voleva fare col loro. Attenzione! Oh, guarda Ryusei dove è andato con Jump! Che grande azione, una delle più più belle azioni. Di nuovo lo stage spike. La napoletana non colpisce stavolta. Peccato. Dato del game in ritardo. Attenzione, Fair ancora. Cerca di portarselo di qua. 84% non è una percentuale troppo alta per il nostro Ryusei. Dunque, Rob dovrà faticare per ucciderlo. Vediamo un po'. Carica il gyro. Lo mette là con Fair. Nair ancora cercando smash. Colpito, ma non so cosa è successo. Hitbox, l'ultima laterale. Flancato con qualcosa. Cerca una pivot grab. Ryusei non riesce. Back throw. Tenta una Fair. Ultimo mix up da parte di Ryusei. Vediamo, la butta lì. Lo scude, lo cancella. A Fair. La multito non colpisce. Air dodge frame perfect da parte di Ryusei. 59%. Percentuale normale, ma 118% in scudo. Ryusei può sopravvivere per sempre praticamente. Aveva spaziato bene, ma gli mancava giusto quel poco per poter colpire. Esattamente. Vediamo la Pair. Cerca una ladrata e lì invece viene punito dall'up smash. Ha usato troppo. Vediamo. Smash, no, non va questa volta. F smash da una parte che non capiamo perché. A Fair ancora, a Fair. Vediamo se ne prenderà ancora un altro. No, il terzo a Fair non entra. Vediamo, butta lì, lo scuda perfettamente perché lo sapeva. Down throw, a Fair è ancora true. Ancora no. Attenzione, con questi a Fair ha recuperato tutto lo svantaggio che aveva. Sì, Max, attenzione, il Buster avrebbe potuto fare molti danni e quindi una kill dopo. Vediamo, roll, down tilt, non va per la presa perché Ryusei lo sa bene. Down throw. E l'up throw! Scende dalla piattaforma, incredibilmente. Vediamo, qui si Max ha recuperato tutto. Up throw ancora non può killare. Vediamo in shield, ovviamente Mo sarà killato molto molto tardi. E qui si Max può approfittarne per camperare e prendere qualche altro danno in attesa che Lord che finisca. Nair, up Nair. Vediamo, cerca di prendere il gyro ed è suo. Lo lancia su Rob ma lo scudo lo cancella. Cerca il laser, il gyro sta ancora là. Cerca di prenderlo Ryusei, anzi gli salta sopra per paura di essere colpito e quindi di subire un follow up. Vediamo, risale normalmente. Va in scudo ancora. Side B miscliccato sicuramente. Fatto apposta. Ci dice Simmax. E colpisce. Vediamo, ora l'up throw senza scudo. Darà lo stock 1-0 per Simmax in questa Losers Final. Stai zitto. Vivono tutti così, tipo di pensati. Esatto. Sentite ancora l'audio del game in ritardo? L'audio del game. Grazie. Esattamente, come ci dice il nostro Lucas. Sì, mi è fregato, io non dico stronzate.
Strano che prima non abbia provato a fare gyro setup per Yusei. Rob stava recuperando il gyro per lì. Serbo Max, ma che vuoi? Si torna con Stig ancora asciutto. Stessi personaggi, stesso scenario, stessa partita, però 1-0. Stessa monato art. Stessa monato art. Babardi sta giocando. Sì. Ma non sappiamo quale sia il problema, appena il nostro tecnico vediamo cosa possiamo risolvere. Esatto. Vediamo. Penso allora che prima team. Lo stream è crashato, il mix angolo come non ha crashato però. Ok. Ma è ricrashato! Cioè non so, le date da venuto qua crash. Oh. E insomma, con Buster è riuscito a prendersi qualche danno, lui sei, però il match praticamente è in parità. Vediamo, cerco questo becchiera ancora, rischia tantissimo, proprio come prima, nello scorso match, ma non è tanto fortunato in questo caso Ryusei. Vediamo 83%, il match è molto equilibrato in quanto percentuali, vediamo dove arriva. Oh, ottimo! È folle! Buona, buona giocata da parte di Ryusei. Vediamo, lo piazza lì. Mette giù, Ryusei non viene preso. Cerca e va in monato scudo. Non so perché. 93% forse non è. Lo uccide con la monato scudo, con l'up smash. Ottima. Vediamo, ecco va. Back throw. Proprio di spacing, non riesce ad entrare Rob in questo caso. Fair, attenta, il nail cancellandolo. Pivot tilt. Basta. A parte di Ryusei lì viene preso. Peccato, peccato. Ryusei riesce a recuperare in questo caso. Cerca il nair. Sì, quando è rosso significa che stima. Stanno facendo qualcosa. Vabbè, quando viene si muore. Funzione up smash. 44%. Ricordare un po' nel 2006 e non ci manca tanto come era. Vediamo. E Petro. Qua vediamo. Probabilmente non riuscì a recuperare. Vabbè, lo finisce. Un po' nel 2006 con proprio dritto andare in centro. Cosa? Va bene. Dritto per dritto. Sì, esatto, ancora peggio. Vediamo da un trofeo il trucco. Oh, attenzione, Ryusei è folle. Credo di fare una cosa, però queste percentuali non avrebbe killato probabilmente. Nair ancora. Attenzione, arriva il fair. Andiamo, cerca il back air. Non entra. Sì, è quasi vicino alla 56k del box. Come quella che aveva Sabato stream. Prova la pelle. Però Sabato streama pure. Perché muore la DSL. Alla DSL. Prima aveva 56k. Vabbè ragazzi, da un troll air. Qua si parla di Rob. Mista Smash. Vediamo, attenzione, recupera 74%, arriva col backslash senza rispetto. F-True lo butta lì. Ottimo, cara. Lo prende. Il setup. Il sim setup non entra. Il sim tap. Legge qui invece la schivata e quindi si porta sul 2-0 sim ancora. Purtroppo ancora intanto onestiano oscilla rossa, verde, gialla, non so che dire. Scriveremo. Sim sta 2-0. Io. E infatti qua io in realtà dovevo stare a Praga, solamente che ero rotto il cazzo. 2-0 per Sim. Però ragazzi, vedete mo sta 2000k, si è ristabilizzato. Sì, dovrebbe essersi ristabilizzato. Dirgli se si è ristabilizzato. Ho visto solo il b-book, sì, è vero. Sì, dovrebbe esserci. Lasciategli un nuovo name. No. Diteci se va bene, perché dovrebbe essersi ristabilizzato. Intanto 2-0 per Madonna mia, che palla. Allora facciamo così, prima della prima della gran fine vediamo che possiamo fare. Esatto, sì. Peccato, vabbè. Comunque Omega scelto da Ryusei
uno stage che non è molto vantaggioso per, perché Robo non c'ha piattaforme, Robo può camperare, sì. Lo spacing di... esattamente. Che si sia già rassegnato? Non penso. Oddio, il fatto che non abbia switchato a Cloud ce lo fa suggerire, però non vorrei. Ma no, anche perché Ryusei in realtà se ne deve andare. Ah, quindi vuole dire. Può essere. Oh! Sì, arriva la spagnola, ma non Meteora. Peccato, arriva l'F Smash. Vediamo. No. Up throw, ancora niente. Ma cosa sprega? Lì lo. Però con lo Monado Jump. Non riusciva a fare niente, vediamo. Lo colpisce con tutte e due i colpi. Vediamo, vai in modo scudo, 137%. Ma non ho ancora giocato con Xenoblade, ma per voi. Vediamo, Abdro ancora. Ma guarda lì quanto hanno il back. Pochissimo. Ah, allora, il counter però troppo. Già, la mitica già di colpisce. Vediamo. Arriva il down air. Che va a meteorare e portare sulla piana di Gaur il nostro Rob. Diamo neutral air. 156% la percentuale è davvero troppo alta per Rob. Vediamo cosa riuscirà a fare. Butta lì il laser, anche il gyro. Sta svuotando tutti i suoi oggetti. Vediamo lì la presa che non entra perché Sim. Perché Ryusei sapeva benissimo che Sim avrebbe tentato quella. Down smash e ancora un kill a 168. E lì va 7 alla spagnola. Sì. Eh sì, questa volta entra perfettamente. Ottima giocata da parte di Simax, che è solo 19%. Può certamente recuperare. Attenzione, Ryusei va a rischiare off stage tantissimo. Scuta certamente la presa, ma la celerità permette di far schivare questo attacco a Ryusei. Vediamo un pochino. Cerca il nero ancora. Fase di studio, di spacing molto neutrale del gioco. Vediamo. Monado smash probabilmente miscliccato da parte di Ryusei. Infatti va a cercare il male del capo. Cioè, certamente cercherà di cambiare. Ora va in basso e cerca di fare danni, ma la spada ha meno range. Down throw a pere. Purtroppo in basso subisce anche più danni. Quindi vediamo, cerca di settare. Oh, la spagnola, ma non riesce perché il gyro cade giù. Vediamo, è fair. Cerca il nair, fair. Queste stringhe di Shuko sono davvero fantastiche. Ancora down air. E Ryusei stretto a fare questo FS Smash adesso. Mamma mia, Ryusei! Ryusei fa... Come va con questo Shulk? Le Ryusate, le Ryusate, ragazzi, davvero fantastico. Ce l'ho fatto vedere la prima volta al primo match. Ora al terzo match Shulk alla meglio lo va a prendere nella Blast Zone. Eh? Momo, calma. Chi Simone? Simone! I premi. Intanto Ryusei prova a denudarsi magari più veloce. Dai, si c'è Cloud. E torna Cloud il nostro Ryusei. Campagna cosa riuscirà a fare. Town and City. Mind game. Vediamo, Wayne City a pair. Incredibile. Ryusei è riuscito a fare molto meglio col suo Cloud nel scorso match in Winners Semifinal. Vediamo se riuscirà a fare ugualmente lo stesso. Per il momento la situazione è molto neutrale, i danni sono molto brutti. No, Hellbox non può stare con i meme, sono brutti. Esatto. Sono dopo tier meme. Ok. Cerca di prendere con la Fair, lo prende il Nair. Però questo Cloud è un ottimo personaggio. Carica il limit break, 55%, non è ancora abbastanza. Niente ancora, cerca la Fair. Beh, diciamo che chi piazza la prima è la Fair, percentuale è abbastanza alta, si prende lo stock. Vediamo, Nair. Cerca di metterlo lì. E lì Rob ha anche rischiato di essere preso perché ha saltato, ha fatto uno short hop e poi ha fatto il nair, però ha indietreggiato giusto di tempo. La spada e le nuove ancora con lo spazio. Vediamo, sta giocando col gyro! Sta giocando col gyro e col corpo di Ryusei. Vediamo, perde tempo con il down air. Lo mette lì. Ottimo recovery. Esattamente.
Cerca il Bekeir, non uccide ancora. Però il limite è carico. C'ha più di un tool per uccidere il nostro Rob, che è solo 56%. Però spreca usando il Neutral B. Ok, Aptro, anche se la regge di 118 non va bene. Vediamo cosa riesce a fare. In quella zona altissima dello stage la kill può arrivare per chiunque in realtà. Vediamo cosa succede. Ha cercato l'up smash. Di chi li ammaggi? Maggio, questo è un po' di problema con la connessione. Sta andando e venendo, vedi? Va e viene. Ma vediamo che possiamo fare. Chiedi un po' su cosa, se stanno facendo qualcosa. Abbiamo chiesto al nostro tecnico come sta vedendo. Cerca il fair, non colpisce. Ma intanto stanno ancora al primo stock. Al primo stock entrambi, e sono passati quasi 3 minuti. Vediamo. Ma sappiamo che questi due personaggi hanno una parte del gioco. Quando il camping attenzione all'up smash. Air dodge troppo precisa, arriva al down smash. Anche se Vader si cancellava, non poteva fare proprio niente. Allora, ora Rob c'ha due cose da sfruttare: il fatto che Cloud può essere gimpato molto facilmente, e il fatto che 156% è il massimo che di rage che può avere Rob. Quindi dovrebbe portarlo a una sessantina per cento. Oh, bellissimo! Ci eravamo aspettati uno stage spike. Simax era pronto a attaccare, ma arriva un knockback dall'altra parte dello stage che manda Rob ancora colpita con il gyro. Esatto. Vediamo. 61%, una percentuale abbastanza buona di danni presi. Vediamo down smash. Vediamo. 81%. La percentuale abbastanza alta. Spreca ancora il limit. Peccato, Rusei. Down air, smash. Up smash, esatto. Mette lì Rusei con molta pazienza. Ancora c'è debita distanza. Ancora. Allora com'è il problema? Ma massimo ne sentiamo, dove è dove fatto? Vogliamo un attimo, magari. Dopo vediamo. Attenzione, Rusei prende il gyro, ora lo lancia e ora sta di nuovo nelle mani di. Ottimo, Jay. Vediamo. Gyro sta lì, danni ci sono, il rage c'è però per Rusei. Perché le cancel. Emily! Va bene. Lo prende! Ottimo, perché era inaspettato, prende danni. Attenzione, l'Infer avrebbe dovuto chiudere lo stock. Fase molto tesa del match, perché in questo momento la kill potrebbe arrivare davvero da chiunque, perché il Rage Effect può aiutare il Dombi del Limit. Lì Gero lo stava per gimpare e non ci sarebbe stato nulla da fare. Vediamo Rob cosa riesce a fare. 133%. Guarda che Rusei deve anche rischia anche di prendersi una up throw e morire. Probabilmente questa percentuale potrebbe killare in questo stage. Vediamo un pochino. Carica, è carico il limit, 141%. E ora l'up throw finisce. Peccato. E qui ha sprecato anche il limit. Davvero una brutta situazione. Rusei, peccato. Vediamo un poco, Nail che quasi uccide. Vediamo un fair, no, F smash invece. Down air, il regge dalla parte di Rusei, ragazzi. Può prendersi questo match davvero in un modo ridicolo. Bekeir, non ancora nulla. Limit carico. Mette lì, limite carico. Uccidere chiunque in realtà. Tutto uccide lì. Esatto. Arriva l'Apro che chiude questo match. Simax per 3-1 passa alla Grand Final e riesce a battere Rusei. E quindi incontrerà Dynamir in questa Grand Final.